Buon pomeriggio, bentrovati ad Ora TG. Paura all'ospedale di Acireale, dove un commando di 6 persone ha fatto irruzione all'ufficio ticket. 2 dipendenti sequestrati, picchiati e tenuti per ore all'interno di un furgone. I rapinatori puntavano alla cassaforte, ma il colpo è fallito per un caso fortuito. Sentiamo tutti i dettagli. Servizio di Salvo Cutuli. Un comando composto da almeno 6 persone è tenuto sotto sequestro per alcune ore e 2 amministrative e tentato di derubare i 20.000 euro dalla cassaforte dell'ufficio ticket dell'ospedale Santa Marta Santa Venera di Acireale. L'episodio delittuoso si è verificato giovedì scorso, ma la notizia è trapelata in queste ore. Momenti di paura hanno vissuto i 2 dipendenti del turno di pomeriggio, i quali, concluso il servizio, mentre si accingevano a salire a bordo delle proprie vetture parcheggiate nell'area riservata a personale ospedaliero, sono stati bloccati da 4 uomini incappucciati, caricati a forza a bordo di un furgone e condotti fuori dal nosocomio. Minacciati e schiaffeggiati dai criminali, hanno dovuto consegnare le chiavi e i codici di apertura della cassaforte dell'ufficio accettazione. Qualcosa però sarebbe andato storto, tant'è che il malvivente è incaricato di inserire il codice di 6 cifre nel forziere e probabilmente per l'emozione e la fretta di esecuzione avrebbe inserito più volte la sequenza errata, provocando il blocco di 24 ore del sistema elettronico di apertura, rinunciando al contenuto. I banditi, secondo quanto testimoniato dai dipendenti tenuti in ostaggio, comunicavano tra loro tramite cellulare e dopo circa 2 ore li hanno liberati in una zona isolata nel territorio di Lamenaio. Uno dei criminali gli avrebbe addirittura intimato di aspettare 5 minuti prima di dare l'allarme. Sul caso indagano gli agenti dell'investigativa della polizia e del commissariato di Acireale. L'ufficio ticket non ha un sistema di telecamere interno, nonostante i corposi incassi. Dalla visione delle immagini esterne, in uso alla ditta che è in appalto la sosta a pagamento in ospedale, si vede un furgone di colore bianco guadagnare l'uscita dal secondo ingresso. Con ogni probabilità i malviventi il giorno prima hanno lasciato il mezzo in sosta negli stalli del nosocomio, lontano delle telecamere di controllo. Un furto pianificato nei minimi dettagli e filato liscio sino a quando il componente della banda incaricato di aprire la cassaforte avrebbe più volte inserito il codice sbagliato, vanificando ogni cosa. Dell'accaduto è stato informato il commissario dell'ASP 3 Maurizio Lanza, che ha incontrato i dipendenti esprimendo la solidarietà dell'azienda. Il commento del direttore sanitario di Acireale, Alfio Cristaudo. È un fatto di una gravità inaudita, dottore Cristaudo. Eh sì, condivido la sua espressione perché francamente non ce l'aspettavamo. In una struttura pubblica dove eroghiamo sanità, avere questa situazione qui dispiace molto, quindi è un fatto effettivamente di una gravità inaudita e basta. Ci sono le indagini e quindi siamo fiduciosi nelle forze dell'ordine che tutto finirà per il meglio. Poi speriamo che non si ripetano mai più, perché sono soldi dei contribuenti, soldi dei malati, e quindi francamente è spiacevole che una cosa di questa accade proprio in una struttura sanitaria. E ancora per la cronaca, ci spostiamo a Catania. Parricidio, è stata una domenica dell'orrore, un giovane ha ucciso il padre, ha tentato poi di nascondere il cadavere ma alcuni vicini lo hanno scoperto, ha rischiato anche il linciaggio. Allora sentiamo il racconto. La sequenza macabra di Alberto Italia, che uccide il padre 81enne Gaetano nella sua abitazione di via Sardegna a Catania, è immaginabile, ma è ben stampata nella mente dei vicini quel che accade immediatamente dopo il parricidio, il tentativo di gettare nel cassonetto dell'immondizia il cadavere nascosto all'interno di un vecchio armadio e poi la reazione del quartiere che prova a linciare il responsabile. Scene da film dell'orrore ieri intorno a mezzogiorno in un agglomerato di palazzi nel cuore di San Leone. Ancora oggi quelle immagini destano scalpore nel quartiere dove Alberto, il 36enne figlio del vecchio meccanico Gaetano, è parecchio conosciuto per i modi di fare che in quella zona di Catania nessuno definisce gentili. Ieri mattina, forse a seguito dell'ennesimo litigio, probabilmente innescato da motivi economici, l'uomo ha aggredito il padre, che secondo la ricostruzione della polizia ha picchiato selvaggiamente anche al volto e con un corpo contundente sino ad ammazzarlo. Eppure Alberto Italia non avrebbe nemmeno potuto accedere in quella casa a seguito di un provvedimento del GIP che ne disponeva la lontananza, appunto per le continue aggressioni di cui in passato l'uomo si sarebbe reso protagonista. Ed invece andava lì, raccontano i vicini, dove il padre viveva insieme alla moglie. Ammazzato l'anziano genitore, Alberto prova a disfarsi del cadavere nella maniera più macabra, avvolgendolo in una coperta e inserendo il corpo all'interno di un vecchio armadio. A questo punto il 36enne esce di casa trascinando il pesante fardello, che però si spezza
altezza, picchiando contro un basso gradino. I cassonetti sono ancora lontani, alcuni vicini si accorgono del contenuto, scatta l'allarme, mentre alcuni provano persino a linciare l'uomo, salvato dalla polizia che fa scattare le manette attorno ai polsi del 36enne. Drammatica la testimonianza di chi ha visto l'intera sequenza. Era buttato dentro un mobile marò, come è sceso, che io l'ho visto solo, questo mobile si è aperto qua, io sono là. Abita qua vicino lei? Abito là, io. Quindi ha visto tutto? Mia mamma ha visto che stanno gettando un mobile marò, l'ho visto e poi io mi sono affacciato e ho visto questa persona che faceva il mobile. E quindi qui si è rotto? Lo spingeva, forse è indappato di qua, è indappato di qua, si è aperto il mobile. Io ho visto una copetta e un braccio. Ah, una bruttissima scoperta. Una copetta e un braccio. E questa persona lo tirava. E come io mi sono affacciato, ho visto, dice, ti stai gettando un manichino? Ci sembrava, perché questo lo conoscevo. Sta gettando, mi sembrava un manichino del braccio. Come poi io conoscevo suo papà, che ogni volta se ne andavo qua per fare la spesa. E poi io mi sono accorto dal braccio che ero un poco robusto. Nella finestra ci ho detto, che ammazzate, ci sta tuo papà, che cosa stai facendo? E ancora lui ci diceva, nella finestra ci diceva, non l'ho mai più la persona, ci si lasciò stare così che lo tirava. Quindi lei gliel'ha detto? Certo, è sempre. Ancora ci si lasciò stare, beh, sono sceso del balcone. Ci si lasciò stare e lo spingeva ancora qua. E ha fatto trovare là a questa persona. Andiamo in zia. L'ha fatto trovare là a questa persona. E poi se n'è andato, se n'è scappato forse verso la casa. E poi non so più. Ma è incredibile. Non so più niente. E io di là ci dicevo, non lo maltrattare, lascialo stare, ci sta questa persona. E lui mentre mi guardava così. E poi è scappato e se n'è andato a casa. Lasciamo per il momento la cronaca per occuparci della festa di Sant'Agata, cominciata ieri, la tre giorni intensa per la santa patrona di Catania. Oggi momenti di grande commozione per la messa dell'Aurora, poi il tradizionale giro esterno nonostante la pioggia e le condizioni meteo avverse, devoti gioiosi. Una fede incrollabile quella dimostrata dai tanti devoti di Sant'Agata che, malgrado le avverse condizioni meteo, sin dall'uscita del busto reliquiario dalla Basilica Cattedrale hanno accompagnato la Santa per le vie della città in occasione dell'odierno giro esterno. Acqua venuta giù copiosa dall'alto che scivola via senza che la gente le dia troppa importanza, anzi qualcuno la individua come un'ulteriore benedizione agatina. Una benedizione, quindi senza dubbio. È più complicato però seguire la processione in queste condizioni. Vabbè, ma Sant'Agata lo merita, no, è il minimo. Cosa la spinge a tanta devozione? Una grande grazia ricevuta, legata a mio figlio. Lo fa tutti gli anni il giro? L'ho iniziato con mia mamma a 5 anni e poi l'ho proseguito sempre. Ho fatto un voto, un periodo per sia per mia moglie che mio figlio, quindi mi sono deciso a mettere il sacco. Lo fa ogni anno? Sì, soprattutto il 4. Andrà avanti per tutta la giornata malgrado il tempo? Vediamo, ma da cambiare magari le scarpe. A un certo punto cambierò le scarpe e poi riprendiamo. Tanta devozione anche sotto la pioggia? Sì, sempre per Sant'Agata. Per Sant'Agata questo e anche altro? Sempre, fino a stasera, fino a quando Gesù mi tiene all'impiedi e Sant'Agata. Cosa significa per lei questa devozione? Tanto. Un motivo particolare che la spinge? Salute, non per me, per una seconda persona. Sì, è senz'altro, perché si merita questo Sant'Agata per quello che fa per noi. Cosa la spinge a tanta devozione? Io ho fatto quello che ho chiesto e quindi mi spinge le preghiere che ho fatto per lei e sono state esaudite. Tutta questa gente è come se la pioggia non la sentisse? No, assolutamente, io non la sento. Sta portando anche lei la cena? Sì, la merita. Per Sant'Agata ci possiamo anche bagnare, voglio dire, se lo merita. Se siamo qua anche quest'anno è grazie a lei. Qual è il motivo suo di tanta devozione?
ultimamente mi ha aiutato più del dovuto. Sente di chiederle qualcosa per il futuro? Sì, pace, serenità e salute per tutti. E come dicevamo, la tre giorni di momenti intensi è cominciata ieri con la carrozza, la processione per l'offerta della cera e poi in serata il tradizionale spettacolo in Piazza Duomo. Allora ripercorriamo i momenti con Gwenda Garozzo. Il triduo a Gatino comincia a Catania con l'uscita della carrozza del Senato. Giorno 3, puntualissime le due berline settecentesche trainate dai cavalli da Palazzo degli Elefanti con a bordo le autorità. Direzione Chiesa San Biagio, sino a Piazza Stesicoro da Via Etnea tra due ali di folla. Trepidante, in attesa di riabbracciare la patrona della città nella giornata che precede l'uscita di Sant'Agata dalla cameretta. Da Sant'Agata alla Fornace il lungo, silenzioso e composto serpentone di autorità civili, militari e religiose, ordini cavallereschi, società legate alla città di Catania e associazioni ecclesiastiche per il corteo dell'offerta della cera sul sagrato della cattedrale in Piazza Duomo. È il tradizionale appuntamento che segna ufficialmente l'inizio della festa in onore della Santa Patrona. In giro per le principali vie del centro storico le 13 candelore su via Garibaldi, Porta Uzzeda, in Pescheria. Un'emozione unica per il sindaco Salvo Pogliese, la sua prima festa da amministratore della città. Grandissima emozione, inimmaginabile. Da catanese orgoglioso di esserlo è motivo di grande orgoglio e di grande emozione. Ho sempre vissuto la festa della Santa Patrona in maniera molto partecipata, ovviamente non avrei mai pensato di vivere questa festa con la fascia tricolore da sindaco della nostra amata città, e quindi probabilmente oggi si ripagano tutti i sacrifici che sono stati fatti. Sono felice di questo e sono speranzoso, anzi certo, che Sant'Agata accompagni il percorso di rinascita della nostra città, che Catania possa rinascere più bella dalle ceneri, come ha sempre dimostrato di saper fare nei momenti drammatici del suo percorso, determinato da eventi come i terremoti o come le eruzioni. Oggi stiamo vivendo un terremoto economico-finanziario, ma sono convinto che Catania abbia tutte le potenzialità per rinascere. Sant'Agata deve aiutarci in questo. La lunga giornata del 3 si conclude in Piazza Duomo con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, quest'anno in parte ispirato al fuoco e alla furia del vulcano. Un legame con Sant'Agata che affonda le sue radici negli anni delle eruzioni e dei terremoti, già un anno dopo la morte della Vergine Martire e nel 1600, quando Catania fu scossa dal violento sisma e poi completamente trasformata nel suo aspetto dalle colate laviche dell'Etna. A precedere la magia di luci e cascate davanti la cattedrale, il tradizionale concerto davanti a Palazzo dei Chierici, le note di inni dedicati alla protettrice della città, da voci siciliane come Antonio Monforte, Giuseppe Castiglia, Carmelo Caccamo, e dalla corale Tovini diretta dal maestro Pietro Valguarnera. Di una notte che sogno poi non è. Tutto intorno cerca te, nell'anima una voce che via lo spettacolo piromusicale. Spari e scintille fiammate al ritmo di musica classica hanno tenuto col naso all'insù tutti coloro che si sono radunati in centro per assistere all'evento più atteso della vigilia della festa di Sant'Agata. Questa giornata di oggi, come dicevamo, la pioggia non ha scoraggiato né fermato i festeggiamenti e la processione per il giro esterno. Adesso si spera in una tregua per le prossime ore e per la giornata di domani, quando sarà compiuto il tradizionale giro interno fino al rientro in cattedrale. Sentiamo ancora Francesco La Rosa.
Le condizioni meteo inclementi non hanno fermato i festeggiamenti a Gatini. Dopo la consueta messa dell'Aurora, condita da tanta commozione all'interno della Basilica, Sant'Agata ha avviato il suo giro esterno, circondata da tanti devoti, presto zuppi dalla pioggia. Una giornata piovosa quella odierna, con la speranza che domani si possa andare verso un graduale miglioramento. Intanto il presidente del comitato organizzatore dei festeggiamenti agatini, Francesco Marano, avverte del grande anticipo del Fercolo, l'arcivescovo. Ha anticipato il suo discorso in piazza Stesicoro, mentre la salita dei Cappuccini davanti alla Camera di Commercio è prevista al massimo alle 14.30. Malgrado la pioggia, continua la processione di Sant'Agata a partire dall'uscita stamattina dalla Basilica. Sì, la messa dell'Aurora si è svolta in maniera molto composta, nonostante le misure, grazie alle misure di sicurezza ovviamente messe a punto. I devoti hanno compreso che si deve fare molta attenzione a questi momenti delicati. L'uscita si è svolta regolarmente, ancora non pioveva quando Sant'Agata è uscita, poi è andata su via Dusmet e purtroppo è iniziata a piovere. Le candelore sono ferme a Piazza dei Martiri perché è molto delicata la loro conduzione. Il Fercolo nonostante tutto sta proseguendo anche con una certa celerità nella sua andatura, tantissima gente comunque nonostante la pioggia. Chiaramente ci auguriamo che non continui, ormai questa pioggia sta andando incessante da quasi 2 ore, insomma, quindi speriamo che possa scemare. Qualcuno paradossalmente ha parlato di pioggia come benedizione su Sant'Agata. Beh, la pioggia viene sempre indicata come una benedizione, francamente ci auguriamo che smetta perché la festa è meglio con il sole. E poi domani il clou con il classico giorno 5. Sì, giorno 5, il pontificale quest'anno verrà il cardinale Montenegro a presiederlo e poi dalle 17 in poi la bellissima processione nel giro interno con tantissime persone. Ci auguriamo, ripeto, che tutto si svolga nella massima sicurezza. E ancora per la cronaca, ci spostiamo nel messinese: maxi evasione fiscale, operazione della Guardia di Finanza. È stato scoperto il ruolo di un'organizzazione criminale che per anni avrebbe aiutato le imprese a sfuggire al fisco. 16 arresti, indagati anche imprenditori ed avvocati. Bancarotta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio, autoriciclaggio, falso ideologico in atto pubblico e appropriazione indebita sono le accuse a carico di 16 soggetti, 2 finiti in carcere, 3 domiciliari e per gli altri 11 il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali facenti parte, secondo la Guardia di Finanza di Messina, di un'organizzazione criminale che aveva come obiettivo quello di nascondere i patrimoni al fisco. Le indagini hanno permesso di accertare che l'associazione a delinquere aveva al suo vertice 2 avvocati ed un commercialista che, avvalendosi di prestanomi, predisponevano per i loro clienti, imprenditori di tutta Italia, strumenti illeciti e atti giuridici per compiere operazioni finanziarie e societarie finalizzate a sfuggire all'erario. Ricostruito l'intero periodo di esercizio che va dal 2014 al 2017 da parte dei professionisti per conto di importanti gruppi imprenditoriali presenti su tutto il territorio nazionale. Il sistema ha consolidato uno schema operativo che ha permesso di constatare che i professionisti indagati provvedevano a svuotare grosse poste patrimoniali dalle diverse società già in difficoltà, trasferendole in altre di nuova costituzione, lasciando con l'acqua alla gola le aziende originarie che venivano messe in liquidazione dagli amministratori. Questi erano dei prestanome che poi nel più breve tempo possibile, nel termine di un anno, chiudevano le società in perdita in modo da sfuggire ai creditori e in modo da evitare la presentazione di istanza di fallimento. Gli imprenditori coinvolti sono l'ex proprietario del Jolly Hotel di Messina e sua moglie, entrambi attualmente proprietari di 2 alberghi in Toscana, che sono stati sequestrati, padre e figlio costruttori di Reggio Calabria, ed un'altra famiglia, padre e 2 figli, imprenditori di Matera, e la loro collaboratrice di Milazzo. Coinvolti anche imprenditori reggini del settore alimentare e un faccendiere milanese. Sotto sequestro un patrimonio immobiliare e mobiliare costituito da
aziende, alberghi, terreni, quote societarie e somme di denaro per un valore complessivo di 15 milioni di euro. I provvedimenti restrittivi nati dall'inchiesta coordinata dalla Procura di Messina, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Maria Vermigliò. Cambiamo argomento, parliamo di salute. L'influenza di stagione continua a mietere vittime, il picco proprio in questi giorni, la Sicilia tra le regioni più colpite. Allora sentiamo i consigli ed i dati dell'esperto. Febbre alta, dolori articolari negli adulti, associati a dissenteria nei più piccoli. Nel complesso sono questi i fastidi cui va incontro chi resta vittima dell'influenza, anche se i sintomi possono variare in base all'età. Sono circa 2 milioni gli italiani costretti a letto a causa del virus, circa 500.000 i nuovi casi a settimana secondo l'osservatorio Influnet, il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica che ha registrato l'impennata a partire dalla terza settimana del 2019. Chiediamo un lume al dottor Mario Cuccia, direttore del settore dell'ASP di Catania. Siamo in corrispondenza della fase probabilmente più acuta, ma l'influenza non ci lascerà presto, ancora avanti abbiamo diverse settimane. L'influenza quest'anno non è così pesante come impegno sulla popolazione come l'anno scorso, ma è comunque importante. Attualmente è dominante un virus H1N1 che predilige le persone più giovani. La Sicilia figura tra le regioni più colpite, il picco adesso. Secondo i primi dati snocciolati dall'ASP di Catania, una dozzina i casi gravi, con necessario ricovero in ospedale. Abbiamo ricevuto diverse notifiche di casi di ricoveri associati a influenza e alcuni casi di ricoveri associati a forme particolarmente gravi. Quali sono le forme particolarmente gravi? Sono quelle che necessitano di un trattamento in rianimazione o ancora di più un trattamento cosiddetto in ECMO, con respirazione extracorporea, che in Sicilia viene realizzata presso l'ISMET e in qualche altra struttura, ma innanzitutto presso l'ISMET. Sottoporsi al vaccino resta una scelta poco praticata tra i più giovani, mentre il 55% degli over 65, secondo i dati dell'ASP, è corso ai ripari, una percentuale maggiore dello scorso anno. Vaccinarsi è utile, non è la soluzione definitiva perché il vaccino ha una copertura importante ma non totale, ma vaccinarsi per i soggetti fragili oppure per altre situazioni particolari è la cosa migliore che possiamo fare. Si fa ancora in tempo a vaccinarsi adesso? A questo punto siamo veramente, come possiamo dire, in zona Cesarini, perché dobbiamo tenere conto che il vaccino per sviluppare la sua copertura ha bisogno di non meno di 2 settimane. Quindi ci troveremmo ancora in un periodo dove alla fine di questo mese ancora i virus circoleranno, però buona parte dell'epidemia chi si vaccina ora l'avrà alle spalle. Non è sbagliato, è chiaro che l'utilità è minore di chi ha fatto la scelta di vaccinarsi nel 2018. Ecco. Quanto alle cure, cautela innanzitutto, farmaci se necessario, no agli antibiotici in assenza di particolari complicanze batteriche. Adesso votiamo ancora pagina, andiamo ad Acireale, fibrillazione al comune, rischio il bilancio di previsione, mancano all'appello 2 milioni di euro ed intanto sul caso dei costi per il carnevale e di dubbi sollevati minacciano di dimettersi i revisori dei conti. Il sindaco di Acireale Stefano Alì in queste ore è impegnato su due fronti caldi nella gestione della macchina amministrativa, la chiusura del bilancio di previsione dell'anno in corso e le paventate dimissioni dei revisori dei conti in urto con il presidente della Fondazione del Carnevale Fazio sulla copertura dei costi dell'evento carnascialesco. Per far quadrare i conti pubblici dell'ente mancherebbero circa 2 milioni di euro, mentre gli uffici dirigenti chiedono coperture finanziarie per la gestione ordinaria che non ci sono. Le questioni approderanno in consiglio la prossima settimana e già si annunciano
c'erano polemiche e prese di posizione dalle minoranze decise a dare battaglia su tutti i fronti. A determinare la difficoltà nella quadra dei conti dell'ente le stringenti norme del governo centrale che impone nuovi restrittivi parametri al patto di stabilità e impegni ai pubblici amministratori ad elevare la somma accantonata per fronteggiare in sicurezza le spese. Un cavillo che pesa per mezzo milione di euro sul futuro bilancio, mentre i debiti fuori dal documento contabile cui l'ente dovrà onorare al centesimo ammontano ad 1,5 milioni di euro. Poi c'è la vicenda delle spese del carnevale con la fondazione che assicura la corretta procedura dei fondi e i revisori dei conti che vedono nero e minacciano di dimettersi, aprendo quello che si annuncia come un nuovo e impegnativo fronte di scontro tra maggioranza e opposizione. Dopo un sabato e domenica abbastanza sereno, lunedì ricominciare le attività è sempre drammatico in questo comune. Fra le altre problematiche c'è questo qua di chiudere il bilancio, la cifra non è esatta, non è precisa, è indicativa. Rispetto agli impegni dell'anno passato, quindi non sono impegni nuovi, perché c'è una nota dei lavori pubblici che chiede circa 6 milioni di euro per le necessità dell'ufficio, e quindi i motivi di questa necessità sono legati sia a aspetti legislativi, perché la legge ha stabilito che aumenta la percentuale di accantonamento che bisogna fare sui fondi di credito di dubbia esigibilità, e quindi dobbiamo trovare 500.000 euro per questo 75 all'80%. Sì, per questo accantonamento. E poi l'altro aspetto è per il recupero delle somme necessarie per i debiti che sono stati riconosciuti l'anno passato, e quindi vanno onorati i debiti fuori bilancio riconosciuti. E la restante parte sono cifre significative. 1,5 milioni. Sì. Ed intanto al comune di Calatabiano, dimissioni questa mattina dalla carica di assessore per Vincenza Costa e Marisa Marino. Erano state nominate l'11 luglio 2017 dal sindaco Giuseppe Intelisano al suo secondo mandato. Alla base delle dimissioni, in particolare dell'assessore Costa, impegni professionali non rinviabili che la terranno lontano dalla città, resto sempre al servizio della comunità, ha aggiunto l'ex oramai assessore Marisa Marino. E adesso a Mascali, in arrivo un finanziamento statale da 100.000 euro, sarà speso per strade ed illuminazione. Sentiamo. Anche il comune di Mascali beneficerà del finanziamento del governo nazionale, che in tutta Italia stanzia quasi 395 milioni di euro per la sistemazione di strade o edifici pubblici. A Mascali arriveranno circa 100.000 euro che l'amministrazione guidata da Luigi Messina ha deciso di investire, il 70% su interventi di manutenzione nelle sedi stradali, mentre la restante parte, cioè il 30%, per gli interventi di miglioramento della pubblica illuminazione. Già da qualche anno abbiamo fatto fare delle analisi sul territorio da parte degli uffici tecnici per capire quali erano le criticità vere, e in una prima relazione fatta lo scorso anno l'ufficio tecnico ha evidenziato che ci sono lavori da effettuare per sistemare tutte le strade del comune per quasi 600.000 euro, mentre abbiamo a terra, cioè che sono caduti dall'impianto di base di circa 2.600 pali che abbiamo di impianti di illuminazione, circa 400 pali che sono a terra anche e pertanto andrebbero sostituiti, e abbiamo calcolato che ci vorrebbero circa 800.000 euro per i pali, per rimettere sui pali dove sono già caduti, lasciando stare gli impianti nuovi, e circa 600.000 euro per le strade. Noi, in uno sforzo attento con il bilancio dello scorso anno, siamo riusciti a reperire 40.000 euro per le strade. Già la gara è in atto ed è stata affidata a un'impresa che ha vinto l'appalto. Grazie a questo finanziamento di 100.000 euro dato dallo Stato, credo che riusciremo a fare sempre un'altra piccola minima parte di queste grandi criticità. Stiamo cercando di scegliere quelle che sono le criticità maggiori e più gravi. Pertanto, ecco, sono state stabilite in circa 70.000 euro per quanto riguarda la sistemazione delle strade e 30.000 euro per gli impianti dove sono le posizioni ancora più gravi.
termine ultimo per avviare i cantieri il 15 maggio. Dobbiamo solo a questo punto farne sintesi, perché capite che avere circa poco più del 10% di quella somma che era necessaria per le strade, cioè 70.000 euro, su con più 40 saranno circa 110.000 euro, sono circa il 15% su 600.000 euro, significa che possiamo coprire il 15% di quelle criticità. Stiamo cercando di scegliere le criticità più gravi per quanto riguarda le strade, e con 30.000 euro potremmo andare a allocare un 15 pali e cercheremo di andare a vedere i luoghi ancora più gravi che ci sono al territorio, anche se riusciamo, stiamo cercando di trovare delle soluzioni un pochino più economiche per mettere invece 15 pali, perché costano circa 2.000 euro a palo, di avere dei costi minori e mettere almeno 20-25 pali. E la festa di Sant'Agata a Catania e anche beneficenza, organizzato dall'Oda un pranzo di beneficenza e di solidarietà nella chiesa di San Nicolò l'Arena, oltre 1.000 i volontari delle diverse associazioni. Vediamo. Un cero in meno, un pasto in più. E questo è lo slogan che ha animato l'iniziativa di beneficenza rivolta ai meno abbienti. Pranzo di beneficenza organizzato per la prima volta in onore di Sant'Agata, all'interno della chiesa di San Nicola l'Arena, nella zona di Piazza Dante. Coinvolti più di 300 ospiti indigenti e diversamente abili, serviti da oltre 100 volontari appartenenti a varie associazioni. L'idea è della Basilica Cattedrale, dell'Opera Diocesana Assistenza, della Comunità di Sant'Egidio e della Rettoria di San Nicola l'Arena, un gesto semplice ma significativo che offre l'opportunità anche ai meno fortunati di festeggiare tutti insieme la protettrice di Catania. Sicuramente è una riaffermazione del concetto di assistenza, è una riaffermazione della presenza dell'opera di assistenza di Catania nella città nei confronti delle categorie dei soggetti più disagiati. Disagiati sotto ogni punto di vista, noi dalla disabilità psichica, fisica, ai terremotati. Noi abbiamo aperto immediatamente le porte ai terremotati del nostro villaggio Madonna degli Ulivi nell'immediatezza del terremoto per dargli un ricovero sicuro, e ci siamo resi disponibili a ospitare i minori della nave Sea Watch gratuitamente. Insomma, cerchiamo di essere presenti proprio anche nel nome di Sant'Agata. È un'iniziativa fortemente condivisa, oltre ai circa 300 che parteciparono al pranzo, anche almeno un centinaio di volontari che hanno condiviso. Ma già allo scorso pranzo io sono rimasto molto sorpreso, perché erano previsti 100 volontari, poi erano 160 volontari con 300 soggetti indigenti. Quindi la cosa che veramente mi fa piacere, non dico mi meraviglia, perché la solidarietà comunque è innata nell'essere umano, ma sicuramente mi fa piacere e la reazione, la reattività della città alle categorie che rappresentano le fasce più deboli della popolazione. Come si incastona questa iniziativa voluta dall'Oda nell'ambito complessivo dei festeggiamenti agatini? Ma si incastona nel nome proprio di Sant'Agata. Sant'Agata si caratterizza anche per l'offerta della cera, che è un atto di fede, ma un atto di fede, se non è seguito da un comportamento di carità cristiana, che atto di fede è? Resta fine a se stesso. È tutto, la prossima edizione in diretta alle 19.45 come sempre, ma l'informazione continua su internet, se volete potete aggiornarvi costantemente. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo. A tutti buon pomeriggio. Meteo per la giornata di martedì 5 febbraio 2019, nuova ondata di maltempo sulla Sicilia, pioggia anche a carattere temporalesco sull'isola, mari mossi. Le temperature oscilleranno dai 14 gradi di Palermo ai 4 di Enna, a Catania 13 gradi la massima, 11 la minima.